tutela dei risparmiatori, con particolare riferimento all'applicazione dello strumento del cosiddetto bail-in. La richiesta è dettata dall'importanza ovviamente dell'argomento oggetto della mozione e il gruppo del Partito Democratico ritiene quindi prioritario dare un segnale di particolare attenzione da parte di quest'Aula su questo argomento. Esigenza del resto già espressa nei giorni scorsi da tutti i gruppi, penso per esempio alle sollecitazioni del Presidente Brunetta sull'urgenza appunto di una riflessione su un argomento così rilevante per il Paese e di impatto profondo sulla vita dei risparmiatori italiani. Per cui, ecco, ribadisco questa richiesta di inversione dell'ordine del giorno. Grazie Presidente. Grazie. Approfitto un attimo per comunicare che sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Crippa, Piccoli, Nardelli e Rossomando sono in missione a decorrere alla ripresa pomeridiana della seduta e i deputati in missione sono complessivamente 110 come risulta all'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A resoconto della seduta odierna. Sulla richiesta di inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare direttamente al punto numero 5 che reca il seguito della discussione delle mozioni in materia di gestione delle crisi bancarie, potrà intervenire ai sensi dell'articolo 41 del regolamento, comma 1, un deputato contro e uno a favore, per non più di 5 minuti ciascuno. A favore si era prenotato il collega Palese, contro c'è qualcuno? No? Allora prego, collega Palese. Sì, grazie, c'è Presidente. Io ritengo cioè, che la proposta c'è fatta dalla collega Fontana, signor Presidente, sia accoglibile, cioè sia per quello che è emerso all'interno della conferenza dei Presidenti, dove c'è stata cioè, una richiesta cioè, pressante pressoché da parte di tutti cioè, i gruppi di opposizione e con l'assenso poi anche da parte della maggioranza, e sia per la pluralità, l'enorme quantità di mozioni presentate da tutti i gruppi e dai componenti in riferimento a questo. Ci tengo cioè, a precisare, cioè, così già come fatto nei termini dell'illustrazione cioè, che è stata fatta ieri da parte della componente conservatori riformisti che già nell'estate del 2015 in occasione del recepimento della normativa europea sul bail-in cioè, i parlamentari a parte